Ciao a tutti, qualche video fa, se vi ricordate, vi avevo fatto vedere la mia esperienza da consumatore nell'acquisto di un notebook ricondizionato, ma in effetti non era proprio un'esperienza da consumatore perché avevo comprato quel prodotto come rivenditore e, non conoscendo ancora l'azienda, ho scoperto poi dopo che in realtà il trattamento riservato ai rivenditori e ai privati è leggermente diverso. Quindi oggi vi faccio vedere cosa succede quando acquistate un computer, come in questo caso un desktop. Questo tra l'altro è una bella macchina, vedrete nel video, però da utente privato. Diciamo che hanno un riguardo ancora più scrupoloso nei confronti del prodotto per l'utente finale, e anche come dotazione, sistema operativo e tutto quanto è un prodotto molto più completo. Volevo quindi portarvi questa esperienza per farvi capire che il mondo del computer ricondizionati a nuovo vale veramente la pena. Vi faccio vedere prima cosa ho comprato, poi lo spacchettiamo e lo guardiamo insieme. Ma prima di andare avanti, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, ci mettete pochissimi secondi e mi fareste un grosso favore. Ecco come si presenta il sito messonuovo.it. Qui abbiamo tutte le sottocategorie per cercare quello di cui avete bisogno. Partiamo da PC desktop divisi per categorie. Se ad esempio entriamo in PC fissi e andiamo a cambiare l'ordine mettendo dal più economico, vediamo che riusciamo a prendere computer con già poco più di 100 euro. Proseguiamo con le categorie, troviamo la categoria portatili divisa per tablet o notebook. Abbiamo soprattutto tutta una sezione di stampanti di vario tipo per quello che riguarda ad esempio le laser o le multifunzione. Tutte le stampanti vengono fornite con un toner con almeno il 60% di carica, macchine che hanno un numero di stampe variabili, ma tutte quante vengono ricondizionate da tecnici specializzati che controllano ogni singolo componente e se usurato lo sostituiscono. Abbiamo poi la categoria di monitor TV, mobile e accessori. Torniamo nei computer desktop, computer fissi, e scorrendo in basso tra tutte le varie proposte andiamo a prendere il computer ad esempio del quale parliamo oggi, questo del Optiplex 7060, in configurazione con CPU i7, quindi Intel 8700T, un processore, ragazzi, che è stato presentato nel Q2 del 2018, una CPU con 6 core da 2,4 GHz e 12 MB di cache, un sacco di caratteristiche interessanti, un TDP di 35 W, insomma una macchina molto molto avanzata. Computer che viene proposto in più configurazioni, possiamo variare la RAM da 8 a 16 GB e lo storage da 1 TB o da 256 GB, tutto in SSD. Configurazione di oggi è 8 GB 256 GB. Questo computer così composto viene venduto a 529 euro con Windows 10 a bordo ufficiale con tanto di etichetta. Computer ricondizionato in grado A, perfetto in ogni sua parte, quindi vediamo se riceveremo un prodotto effettivamente come nuovo. Una macchina del genere a questo prezzo vi garantisco che non è un affare ma di più. Oltretutto con un anno di garanzia inclusa, estendibile per un ulteriore anno a soli 19,90 euro. Per portarselo a casa è sufficiente verificare che la quantità da voi richiesta sia effettivamente disponibile oppure contattateli direttamente, lo aggiungete al carrello, vi spostate nel carrello, mettete tutti i vostri dati, scegliete il tipo di pagamento che può essere con carta di credito, con PayPal, con bonifico bancario o anche in tre rate con il servizio ScalaPay. Io ora procedo con l'acquisto e me lo faccio mandare a casa. Come al solito, sopra viene allegato il documento di trasporto. Perfetto, apriamo la confezione. Molto bene, troviamo un bel po' di materiale a protezione, superiore e inferiore disposta un po' dappertutto. Qui dentro, insieme ad altri pezzi di imballo, troviamo il cavo di alimentazione nuovo di pacco con attacco standard e spinasciugo. Troviamo un foglio che adesso vediamo cos'è. Tiriamo fuori la macchina dall'imballo e cerchiamo qualche difetto. Però, ragazzi, veramente una macchina come nuova. Bella, bella, bella. Tutte le connessioni posteriori. Sì, proprio in controluce nella parte sotto qualche leggero segno qui, ma veramente andiamo a cercare il pelo nell'uovo.
macchina tenuta molto molto bene. Insieme troviamo un certificato di test dei componenti, dove abbiamo il riepilogo della macchina, la configurazione, il sistema operativo installato, il seriale della macchina, tutti i vari test effettuati di CMOS, quindi del BIOS, tutte le porte USB, speaker, porta LAN, quindi massima qualità anche in questo senso. Ma io che sono un pignolo ci voglio vedere a fondo, e adesso la smontiamo e guardiamo addirittura com'è dentro. Apriamo il case per vedere le condizioni interne. Macchina che non ha un granello di polvere. Guardate che roba. Veramente, veramente perfetta. Vediamo di andare più a fondo. Vediamo subito che la SSD di formato M2 è una Samsung. Per quanto riguarda la memoria a bordo, abbiamo anche qui una DDR Samsung da 8 GB. Vedete che la scheda ha anche un'espansione PCI Express per aggiungere una scheda video. Ci sono addirittura i cavi delle porte SATA che sono inseriti, ma in questo caso non utilizzati. Rimontiamo il tutto. Abbiamo quindi disponibili anche dei cavetti per eventualmente espandere il sistema con degli hard disk o dei lettori. Qui nel frontale c'è la predisposizione per aggiungere eventualmente un lettore DVD, un masterizzatore in formato slim come quelli dei notebook. Notiamo subito che tra le connessioni importanti abbiamo frontalmente USB 3.0 e addirittura la Type-C, due USB standard, uscita cuffie, pulsante di accensione. Posteriormente abbiamo addirittura porta seriale, che può sempre servire, uscita audio, connettori PS2 se per caso avete delle vecchie tastiere o dei vecchi mouse, due uscite DisplayPort, quindi essendo una macchina così avanzata in questo caso non abbiamo connessioni VGA o DVI, 4 porte USB 3.0, 2 porte standard e porta di rete, ingresso per alimentazione, LED presenza rete. Rimontiamo la macchina, l'accendiamo e vediamo come va. Macchina che tra l'altro è piccolissima perché misura appena 29x29, quindi una scatola da circa 30 cm, alta nemmeno 10. Molto importante, avendo i piedini sia inferiori che laterali, c'è la possibilità di metterla piatta o addirittura di metterla in piedi. Quindi molto piccola, molto potente, non ci resta che accenderla, vedere cosa c'è all'interno e facciamo anche due o tre prove per capire come si comporta. Nel frattempo ho preso anche un monitor, così vediamo anche la qualità di un prodotto delicato come un monitor. È un monitor AOC che trovate sul loro sito nella sezione monitor e TV, è un IPS LED da 23.8 pollici con risoluzione Full HD 1920x1080, velocità di 4 millisecondi e ingressi VGA, DVI, HDMI e DisplayPort. Anche questo venduto grado A, perfetto in ogni sua parte, oggetto che vi portate a casa con soli 114 euro. Monitor che ho tirato fuori da un altro imballo più grosso perché avevo comprato diverse cose e mi è arrivato un bancale. Comunque viene imballato singolarmente e soprattutto, cosa importante, viene protetto con un grosso pezzo di polistirolo. Lo sbagliamo, vediamo che anche questo arriva perfetto. Lo sto guardando in controluce, lo schermo è assolutamente in ottime condizioni, come anche tutto il bordo, le plastiche, arriva già col piede montato. Abbiamo tutte le connessioni dichiarate nella scheda tecnica, provvisto anche lui di cavo nuovo, piede che è pluriregolabile sia in inclinazione che in altezza. Bello, perfetto, ho assemblato la postazione. Come vedete il monitor rimane molto molto grande, il PC rimane molto molto piccolo. Adesso lo accendo per la prima volta insieme a voi e lo controlliamo per bene fino in fondo. Perfetto, vedete che parte la prima configurazione di Windows. Andiamo avanti, diamo tutte le conferme della nazionalità, in questo caso italiana. La macchina riconosce subito la licenza e ci chiede di accettare il contratto. Configurazione terminata. Notiamo subito che sul desktop viene rilasciato con un po' di programmi di utilità a bordo. Viene già installato l'Acrobat Reader DC, un antivirus ClamWin, c'è già Chrome, LibreOffice che è una versione di Office gratuita, quindi che non richiede licenza, un po' come OpenOffice. Infatti qua sotto troviamo anche OpenOffice, quindi le due versioni del pacchetto che legge tutti i documenti di
Excel, Word, eccetera, vengono già installate. C'è già Media Player, c'è già TeamViewer, perché potrà essere usato in caso di assistenza remota per la macchina. C'è già VLC Media Player, WinRAR e anche Edge. Quindi andiamo subito a controllare un attimo le caratteristiche della macchina. Vediamo che appunto a bordo troviamo il nostro i7-8700T, gli 8 GB di RAM, Windows è attivato. Software già attivo, già riconosciuto e già operativo al 100% in modo assolutamente legale. Con una macchina del genere siete in regola anche in un'attività, perché avete fattura, licenza e siete super a posto. Facciamo un po' di prove, vediamo come si comporta la macchina. Macchina molto molto veloce e molto reattiva. Andiamo a cercare il video dove parlavamo l'altra volta proprio del mio notebook. Tra l'altro macchina che all'interno del case ha già uno speaker mediamente potente, ma eventualmente potete aggiungere delle casse, tutto quello che vi serve per creare la vostra postazione completa al 100%. Si chiama messonuovo.it, l'ho trovato perché ho visto che faceva social di comprare la fine. Non presente. Molto molto veloce, molto molto fluida. Proviamo ora a vedere come si comporta all'interno di un render 3D per vedere se scatta, se ha qualche problema. Vedete che è molto molto fluido anche in questa condizione. Proviamo ora a fare anche un benchmark online per metterlo sotto stress. Test completato senza problemi e anche in un tempo molto molto breve. Proviamo ancora a utilizzare Google Maps, che è sempre un po' ostico. Vedete che è velocissimo, velocissimo, fluido, senza problemi. Proviamo a andare dentro con l'omino, cerchiamo di avanzare nella piantina e vedete che carica assolutamente senza problemi. Una macchina molto 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 veloce. Chiudiamo tutto, verifichiamo ancora come è partizionato l'hard disk. Hard disk che ha un'unica partizione completamente fruibile. Con la condizione in cui vi arriva a casa avete ancora 198 giga liberi su 237. Facciamo ancora un test di velocità per valutare il funzionamento della scheda di rete. Va alla massima velocità come il mio computer, la mia connessione a più di 100-125 mega non va, li raggiunge senza problemi, quindi anche qua tutto perfettamente funzionante. Facciamo ora una prova di arresto e di avvio di Windows per valutare la velocità pratica. Procediamo con un arresta sistema. Si arresta praticamente in modo istantaneo, macchina spenta. Proviamo a fare un avvio. Ovviamente non velocizzo il video. Avete visto in tempo reale quanto ci ha messo a caricare, è praticamente un fulmine. Tutti i test che mi sono venuti in mente li ho fatti, la macchina è assolutamente perfetta, molto molto performante, fornita in una condizione che è praticamente come comprarla nuova ad un prezzo molto vantaggioso. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Io vi dico con sincerità che con questa cosa dei computer revisionati a nuovo a me si è aperto un mondo, diciamo, perché sto riuscendo ad accontentare e a rendere felici anche delle persone che nelle loro attività o nelle loro abitazioni non vogliono investire chissà quale capitale per attrezzarsi di una buona macchina, e con queste soluzioni riusciamo a accontentare un po' tutti. Ho cercato di testare il prodotto oggetto di questo video fino in fondo, è una macchina perfetta, ma soprattutto
tutto molto molto performante, che a poco più di 500 euro veramente è impossibile da trovare in commercio. Macchina di qualità, macchina di marca, fatta bene e, come avete visto, super performante. Vi lascio il link del sito messonuovo.it in descrizione, vi lascio anche il link diretto a questa macchina che abbiamo testato, il link diretto a questo monitor. Vi consiglio di tenere sott'occhio il sito perché è un catalogo in continuo aggiornamento. Attenzione, perché sono riuscito ad ottenere anche un coupon sconto del 5% valido solo fino al 6 ottobre, quindi se avete intenzione di comprarvi un nuovo PC, affrettatevi. Se il video vi è piaciuto, come al solito vi chiedo un bel like, ricordate di iscrivervi al canale, metto tutto anche nel canale Telegram al quale vi invito ad unirvi perché non è invadente ma vi tiene aggiornati un po' su tutto, vi tiene molto aggiornati anche il mio profilo Instagram Massidattoli, che vi consiglio di seguire perché metto sempre le anteprime dei video che sto per pubblicare. Questo è tutto, ci vediamo al prossimo video in una diretta del giovedì sera. Ciao da Massidattoli.